per uno dei seminari CSC del Centro di Storia Culturale. Il mio compito è solo di introdurla e poi di lasciarle la parola, quindi vi dirò che Sabina è direttrice di recherche all'École des Études a Parigi da molti anni e ha avuto una traiettoria di ricerca abbastanza varia, nel senso che si è occupata di cose diverse, tuttavia mi pare con un filo rosso importante che tiene insieme, diciamo, questi lavori. Un filo che è dato, mi pare, da una volontà di riflessione molto interessante e originale sul mestiere dello storico, sull'operazione storiografica, direbbe De Certeau, e l'impatto del mestiere dello storico sul presente, quindi con una forte dimensione teorica. Ha lavorato molto negli ultimi anni sul tema degli usi pubblici del passato, su storia e biografia, sulla costruzione del tempo storico, in particolare intorno a Ricoeur, sui rapporti fra storia e letteratura. Ricordo fra le sue pubblicazioni, che sono spesso sia in italiano che in francese, il libro, e vi danno un'idea insomma, per il tipo di temi che vedrete, della varietà appunto dei temi trattati. Il primo è Soldati, primo libro è Soldati, l'istituzione militare, un'istituzione militare piemontese del XVIII secolo. Curiosamente il titolo francese è diverso ed è più bello, se posso dire, e si chiama Soldat, sempre, al laboratoire disciplinaire. Dunque c'è questa dimensione di disciplinamento, insomma, no? Che fa capire meglio di che cosa stiamo parlando. Questo, dicevo, è appunto il primo libro. Il secondo, Le Petit X, della biografia L'Histoire, è uscito per Seuil nel 2010 e si occupa appunto dei rapporti tra storia e biografia. Negli ultimi anni ha contribuito a curare una serie di volumi, per esempio La Juste Mémoire, Lecture autour de Paul Ricoeur, o ancora Le Transfert de Mémoire, quindi di nuovo rapporti storia-memoria. Un ultimo di cui vi stavo parlando, ma che non ho trovato in rete, già su Hayden White, sulla svolta linguistica, di cui ci parlerà di più oggi, e tra l'altro dirige da due anni una rivista in rete che si chiama Passé Futur. Il primo numero era dedicato alla nozione di trauma storico e poi insomma altri numeri sempre legati al problema passati, futuri, memoria, storia. In particolare credo, non ricordo male, sta scrivendo un libro con Jacques Revel, con la collaborazione di Jacques Revel, sui temi di cui ci parlerà oggi, cioè postmodernismo e storia, quindi uno sguardo alla svolta linguistica, al cultural turn degli anni 70-80, che ormai sono, come dire, qualcosa di abbastanza lontano e ci permette di guardarli, no? E anche di storicizzare la cosa. Quindi lascio assolutamente a lei la parola. Vi ho distribuito, ci ha fornito una bibliografia parziale, insomma, delle cose sulle cose di cui ci parlerà, con anche alcune citazioni che seguiremo poi nella sua presentazione. Grazie molto. Grazie a te Carlotta, grazie a tutti voi, io sono molto contenta di essere qui e di poter discutere in italiano, cosa che mi capita sempre più raramente, è quasi emozionante parlare nella propria lingua madre, è molto più facile, diciamo così. Mi fa molto piacere discutere di questo libro, punto di domanda, nel senso che non so bene che cosa diventerà. Doveva essere una specie di grande introduzione a un reading, ormai è diventato qualcosa di troppo grande per poter essere un'introduzione, forse sta diventando un libro, insomma è una situazione editoriale un po' incerta. Vedremo nei prossimi mesi.
postmodernismo e storia. Mi sembra che sia importante partire un momento dal termine stesso, perché è un termine, diciamo, potremmo dire vago, ambiguo, instabile, che da un lato talvolta evoca un periodo storico, una realtà socio-economica, ma può invece indicare un approccio, un'ideologia, uno stile, e quindi viene utilizzato per indicare delle esperienze estremamente diverse, le nuove tecnologie, delle esperienze architettoniche, Robert Venturi, Paolo Portoghesi, per citare solo due nomi, oppure degli artisti, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, oppure dei romanzi, degli scrittori come De Lillo, Italo Calvino, sempre per citare qualcuno, dei musicisti, dei registi, delle opere filosofiche e anche degli storici, diciamo, dei rappresentanti di scienze sociali. Quindi credo che bisogna partire un po' da questa vaghezza, larghezza potremmo dire del termine, e accettare in fondo, credo anche che sia difficile definire in modo convincente che cos'è il postmoderno o il postmodernismo. Per me credo che la definizione più sensibile e più giusta di questo fenomeno forse l'ha data Italo Calvino nella citazione che vi ho dato e che leggo. Nel 1980 scrive: c'è stata una rivoluzione della mente, una svolta intellettuale, potremmo dire che l'idea di uomo come soggetto della storia è finita e che l'antagonista che ha detronizzato l'uomo si deve ancora chiamare uomo, ma un uomo ben diverso da prima, il che significa il genere umano dei grandi numeri in crescita esponenziale in tutto il pianeta, l'esplosione delle metropoli, l'ingovernabilità delle società e dell'economia a qualsiasi sistema essi appartengano, la fine dell'eurocentrismo economico e ideologico e la rivendicazione di tutti i diritti da parte degli esclusi, dei repressi, dei dimenticati, degli inarticolati. Tutti i parametri, le categorie, le antitesi che usavamo per definire, classificare, progettare il mondo sono messi in questione. Anche quelli che sembravano essere categorie antropologiche stabili. Ragione e mito, lavoro ed esistenza, maschio e femmina e persino le polarità delle tipologie più elementari, affermazione e negazione, sopra e sotto, soggetto e oggetto. Quello che mi piace di questa definizione è in qualche modo quest'idea che c'è stata una... La ringrazio. Che c'è stata... è un po' strano, no? Sì, sì. Mi sto passando un po', non è toccato. Va bene, grazie. Mi piace quest'idea di una rivoluzione della mente sulla coscienza, in qualche modo sulla coscienza e sulla conoscenza storica, che è un po' indipendente anche dalla nostra scelta, insomma, qualcosa che è capitato, con cui dobbiamo fare i conti, che non possiamo in qualche modo evitare. E diciamo, quindi, quali sono le conseguenze di questa rivoluzione, appunto, sulla coscienza storica, perché non credo che il problema sia soltanto la conoscenza, ma proprio la coscienza storica. Si tratta di una domanda importante e difficile, importante e forse anche necessaria, perché in quanto storici abbiamo bisogno in qualche modo di capire qual è lo stato, la condizione della coscienza storica della società in cui viviamo. È difficile proprio per quello che ho appena detto, perché in qualche modo abbiamo a che fare con un fenomeno estremamente complesso e variegato e che ha continuato a trasformarsi e, diciamo, ad assumere forme diverse e talvolta anche molto contraddittorie tra di loro. Quindi non abbiamo a che fare con un fenomeno univoco, ma con qualche cosa che è cambiato dagli anni 70, diciamo, i primi momenti di
nascita del postmoderno possiamo collocarli negli anni 50 più o meno, con poi un'esplosione negli anni 70. Beh, insomma, se guardiamo appunto la trasformazione di questo fenomeno dagli anni 50 al 2001, per prenderla come data, quindi simbolo in qualche modo di una fine, se si può parlare di questo fenomeno, credo che c'è una grande diversità e una grande stratificazione all'interno. Come ha già detto Carlotta, da qualche anno insieme a Jacques Revelle stiamo cercando appunto di capire questo fenomeno, quindi proprio per la sua larghezza, non in assoluto, ma da questa prospettiva, cioè gli effetti sulla coscienza storica. E personalmente non mi interessa tanto o non solo capire la dimensione epistemologica di questo fenomeno, ma mi sembra importante capire le motivazioni sociali, politiche e culturali che hanno determinato una destabilizzazione della nostra conoscenza storica e che hanno reso in qualche modo più difficile credere in una serie di certezze che accompagnavano il lavoro dello storico fino a pochi decenni fa. Pochi decenni fa, cioè diciamo gli anni Ottanta, è quando possiamo dire che la storiografia è entrata in una fase di, come si dice, di turbolenza, cioè c'è stato qualche cosa che ha scosso una serie appunto di certezze scientiste e si è iniziato a mettere in discussione quello che è stato chiamato il nobile sogno dell'oggettività. È un'espressione di Peter Novick, che ha scritto un libro intitolato in questo modo, appunto per indicare qual è stato l'ideale scientifico della storia per più di un secolo, insomma, quando è iniziata, nel momento in cui la storia ha smesso di considerarsi come disciplina morale e ha iniziato a pensarsi soprattutto come scienza sociale che si ispirava, diciamo, che voleva essere una scienza vera, una vera scienza scientifica, potremmo dire. Negli anni Ottanta siamo entrati in una nuova fase che ha dato il via a una lunga serie di svolte, o di quelli che si chiamano i TARN, tant'è che nel 2012 l'American Historical Review ha pubblicato un dossier intitolato Terms in Critical Perspective, quindi appunto questa serie di terms a cui ormai ci siamo abituati. E probabilmente il TARN più celebre è stato il Landistic TARN. Questo termine è un termine che deve, diciamo, la sua fortuna a Richard Rorty, filosofo, e in particolare a un libro che ha scritto nel 67, intitolato appunto The Landistic TARN, Essay in Philosophical Method, che diciamo, aveva preso in prestito questa espressione, Landistic TARN, a Gustav Bergmann, un filosofo del circolo di Vienna che l'aveva usata negli anni 50 e che l'aveva usata per sottolineare la complessità degli atti linguistici. Diciamo, rispetto all'uso che ne aveva fatto Bergmann e all'uso che ne ha fatto anche Rorty, questa espressione cambia senso. E appunto a partire dagli anni 70 l'espressione Landistic TARN è stata usata soprattutto per dire che il linguaggio non esprime la realtà, ma anzi il linguaggio, diciamo, sta tra noi e la realtà e alle volte può separarci dalla realtà, quindi che non c'è, che il linguaggio, diciamo, non è un semplice riflesso della realtà, ma è una costruzione.
dentro appunto il Linguistic Tarn, anche in questo caso, anche lì ci sono tante espressioni, ma credo che sicuramente l'autore più celebre e quello che ha influito di più è stato Eden White, e quindi oggi vorrei concentrarmi su di lui e poi, se c'è tempo, magari dire qualche parola su altri storici. Come sapete, Eden White nasce come storico del Medioevo, ma dopodiché si è presto allontanato dalla ricerca storica empirica e ha avuto un ruolo centrale appunto nel Linguistic Tarn, al punto da essere considerato una sorta di santo patron di questo movimento. E questo ha fatto sì che ha suscitato, diciamo, ammirazione, odi, rancori, si è parlato di lui come di un outsider, un filosofo, un eretico, una bestia nera della storiografia, oppure invece lo storico che ha risvegliato gli storici dal sonno dogmatico, cito questa espressione. Allora, quello che mi interessa è un po' vedere com'è cambiata la riflessione di Eden White, che non è un blocco, al contrario, forse come diciamo la riflessione di qualunque autore intelligente che ha la fortuna di vivere a lungo. Eden White è morto l'anno scorso, quindi diciamo, ha potuto pensare e esprimersi a lungo, e quindi il suo pensiero ha subito una serie di trasformazioni, e mi sembra che possiamo distinguere almeno tre Eden White differenti. Ovviamente nel proporre questa evoluzione sono un po' costretta a schematizzare le tre fasi, e come spesso capita poi le cose sono più mischiate, più contraddittorie anche. Comunque, diciamo, mi sembra che ci sia un primo Eden White, che è quello di Meta History, in cui domina soprattutto la questione del linguaggio e della retorica. Un secondo Eden White che potremmo definire più politico, e infine un terzo Eden White dell'ultimo ventennio, in cui Eden White torna alla questione della narrazione, ma non più tanto a partire dalla questione della retorica, ma soprattutto a partire dalla ricerca di una narrazione, di un racconto capaci di restituire le trasformazioni del XXI secolo. Quindi, prima fase, Meta History, siamo nel 1973, e come chi di voi ha letto Meta History, libro non facile, ma diciamo vale la pena di leggere almeno l'introduzione, che è estremamente interessante, e in cui Eden White spiega che per lui l'opera storica è, lo cito, una struttura verbale in forma di discorso in prosa narrativo che pretende rappresentare il passato. Che cosa ci interessa in questa cosa? Il fatto che quello che a Eden White importa non è tanto di vedere il significato storico, ma soprattutto di riflettere sulla struttura formale della narrazione storica. E in questa prospettiva Eden White, diciamo, ribalta una questione che era stata posta da Eric Auerbach in un libro celebre, Mimesis, pubblicato nel 1946. Nel 1946 Auerbach si chiede: che cosa c'è di propriamente storico nell'arte realista? Quello che Auerbach voleva fare era di interpretare storicamente la letteratura, cioè Auerbach afferma che c'è un nesso stretto tra il discorso letterario e la situazione storica socioculturale, e che quindi il compito del critico è di decifrare
diciamo, l'universo che si esprime attraverso il testo letterario. Ellen White ribalta questa prospettiva di Auerbach e si chiede che cosa c'è di artistico nella scrittura storiografica, e a partire appunto da un'analisi dei principali, diciamo, rappresentanti della storiografia e della filosofia della storia dell'Ottocento, Michelet, Ranke, Tocqueville, Burckhardt da un lato, dall'altro lato Hegel, Marx, Nietzsche e Croce, e White propone un metodo formalista incentrato sul ruolo fondamentale del linguaggio. Come dice più di un punto, il contenuto storico non può essere staccato dalla sua forma discorsiva. E White appunto sottolinea che le scelte retoriche, quindi in particolare l'uso della metafora, della metonimia, della sineddoche e dell'ironia, e le scelte dell'intreccio, commedia, tragedia, satira e romance, sono delle scelte determinanti per il contenuto storico che noi trasmettiamo. Quindi le scelte narrative hanno un ruolo, una funzione cognitiva decisiva. I testi storici in questo libro sono considerati come dei racconti verbali vicini per la loro forma ai racconti letterari. Quindi oggi poi forse siamo molto più abituati a questo tipo di considerazioni, ma sicuramente agli inizi degli anni 70 erano affermazioni che avevano una forte capacità di provocazione, perché in qualche modo Ellen White sta dicendo che lo storico non trova la forma del racconto nel passato o negli archivi, ma che invece quello che è importante è capire come lo storico organizza gli eventi a partire da una serie di considerazioni che sono di natura extra-storica in qualche modo, che hanno a che fare o con la politica o con l'estetica. Quindi in questa prima fase White sottolinea soprattutto il peso dello stile e il peso dell'ideologia. E dice che la scrittura della storia è poetica e politica, come parla di fiction making operation. Tuttavia quello che è importante è che in questa prima fase Ellen White, diciamo, non si lascia andare a dichiarazioni scettiche, cioè non più di tanto. Cioè in questa prima fase Ellen White non dice che non destabilizza più di tanto, potremmo dire, l'idea di verità storica, semplicemente dice che non è questa la cosa che a lui lo interessa, che lui questa questione della verità la mette da parte, e che quello che gli interessa è indagare appunto la capacità retorica della storia. Alla fine, diciamo, degli anni 70, invece la nozione di verità storica in Ellen White inizia veramente a destabilizzarsi fortemente, e Ellen White, diciamo, mette in discussione la capacità realista della storia. E questo, diciamo, appunto, un percorso che inizia alla fine degli anni 70 e diventa estremamente importante negli anni 80, quando la riflessione sulla retorica, su quelli che chiama i tropi, viene sostituita da una riflessione su quelle che Ellen White chiama le politiche dell'interpretazione, quindi da una riflessione sulla funzione politica del linguaggio. White smette di analizzare
diciamo, l'aspetto letterario della scrittura della storia per affrontare soprattutto la questione della dimensione ideologica della storia. Il titolo della raccolta di dopo Meta History, Eden White non ha più scritto monografie, ma ha scritto una serie di raccolte di articoli, e diciamo The Content of the Form, che è stato pubblicato nell'87, il titolo rinvia ancora a questa dimensione formalista presente già nella prima fase, però diciamo in realtà i testi contenuti in questo libro sono soprattutto di natura politica, potremmo dire, nel senso che Eden White vuole mostrare che la scrittura della storia è connessa e legata al presente dello storico, e che quindi non esiste una storiografia politicamente innocente. Per White ogni enunciato storico è portatore di una ideologia, anche se diciamo, quello che lo storico dice non è espressione di un programma politico esplicito. E inoltre, ed è il punto sicuramente più innovativo, White si propone di mostrare gli effetti di addomesticamento impliciti nella scrittura della storia, cioè nel fatto di consegnare un evento alla storia. Per Eden White è lo stile di narrazione della storiografia, come se nella storiografia universitaria, cioè quella che nasce a metà dell'Ottocento, ha contribuito ad addomesticare il pensiero politico e a contrastare le politiche rivoluzionarie o visionarie. Quindi questo tema è affrontato in maniera particolare in un celebre articolo, appunto La politica dell'interpretazione storica, che è stato tradotto in italiano, non nel libro di... No, non ho indicato le traduzioni italiane, non credo. Non nel libro, no, in un altro, che ho dimenticato in albergo, ma posso poi... è stato tradotto. E come ho detto, appunto, per in questo testo Eden White dice in modo molto chiaro che per lui non si tratta di cercare le motivazioni politiche esplicite dei testi storici, ma che c'è uno strato più profondo che è profondamente politico, e che per Eden White la storia in quanto disciplina, e qui il riferimento è esplicito all'idea di disciplina di Foucault, da qui l'idea di addomesticamento, appunto nasce nel corso dell'Ottocento, come ho già detto, per in qualche modo contrastare le speranze rivoluzionarie che scuotono l'Europa degli inizi dell'Ottocento. Eden White dice: più la storia pensa di essere apolitica, neutra, oggettiva, più rivendica appunto di raccontare delle storie vere, più diventa in realtà uno strumento ideologico. Quindi ancora, anche in questo caso c'è una inversione, se volete, perché in qualche modo Eden White ci sta dicendo che il nobile sogno dell'oggettività non è soltanto un'illusione, è qualcosa di più, è un progetto politico di conservazione.
di che cosa è fatta appunto questa questa politica di conservazione, questa politica reazionaria. White non si riferisce soltanto al fatto che degli storici siano stati nazionalisti o abbiano insomma partecipato alla costruzione dello Stato-Nazione, ma dice che la scrittura della storia universitaria mette in luce, sottolinea soprattutto le nozioni di continuità, di integrità, e che è attraverso queste scelte estetiche che in qualche modo porta alla costruzione di cittadini sottomessi e ubbidienti, cioè quindi in qualche modo la storia incoraggia un pensiero conservatore e potremmo dire reazionario. Ed è in questa prospettiva che White fa propone un contrasto tra la storiografia di un tempo, quella pre-universitaria, che era secondo lui capace di raccontare il caos del passato, e invece una storiografia universitaria che mette troppo ordine, sostanzialmente, mette troppo ordine nel passato. Quindi è proprio questo gesto di mettere ordine nel passato che lui vede come profondamente conservatore e reazionario. E lui contrappone il primo modo come un modo fondato sull'idea di sublime e il secondo modo come un modo fondato sull'idea di bello. Quindi c'è questa contrapposizione tra sublime e bello. Un sublime capace di restituire il disordine del passato o il caos del passato, è un bello storiografico che invece mette troppo ordine. E credo che qui Eden White tocchi un punto importante, che è il fatto che la trasformazione della storia, diciamo, da scienza morale a scienza sociale ha spesso portato a una perdita della nostra capacità di riflettere sulla dimensione drammatica del passato, di restituire questa dimensione drammatica del passato. Tuttavia mi sembra anche che questa opposizione tra sublime e bello sia molto riduttiva, innanzitutto perché appunto credo che sia uno dei grandi problemi di Eden White di mettere tutti insieme in uno stesso calderone. Non credo che, per esempio, prendo due storici significativi, non credo che Ranke, portatore di un'idea appunto oggettiva della storia, possa essere messo insieme con Droysen, altro grande storico tedesco, che invece ha proposto, diciamo sempre nel corso dell'Ottocento, una visione della storia molto più riflessiva e critica e interpretativa, quindi cosciente di quello che noi storici, diciamo, ci mettiamo personalmente. Insieme a questa dimensione di politica dell'interpretazione, in questa fase Eden White affronta un altro tema estremamente importante ed estremamente delicato, che è il tema della prova, della evidence, insomma, della dimostrazione. Ed è lì che la situazione si fa particolarmente, diciamo, delicata, perché in questa seconda fase Eden White insiste, credo con un grande piacere, con grande soddisfazione personale, insiste sulla debolezza epistemologica della storia e sul fatto che c'è una relatività inevitabile in qualche modo in qualunque rappresentazione del passato. E quindi anche in qualche modo dichiara che non possiamo distinguere tra una bugia e uno sbaglio, un errore di interpretazione e così via. È un punto appunto estremamente importante. Sicuramente l'analisi del passato si presta a diverse letture,
Tuttavia l'approccio di White tende a dissolvere qualunque differenza tra diciamo, fiction e racconto storico e quindi chiaramente mina alla base il lavoro dello storico e forse il lavoro delle scienze sociali in particolare. E quindi come osserva Paul Ricoeur nella frase che ho citato, dice appunto «Autant il est légitime de traiter les structures profondes de l'imaginaire pour des matrices communes à la création d'intrigues romanesques et à celle d'intrigues historiennes, autant il devient urgent de spécifier le moment référentiel qui distingue l'histoire de la fiction. Or, cette discrimination ne peut se faire si l'on reste dans l'enceinte des formes littéraires. » Quindi Ricoeur dice benissimo, facciamo tutto il lavoro che dobbiamo fare per quanto riguarda l'analisi retorica, l'analisi stilistica, l'analisi estetica, però poi c'è un momento in cui la questione del riferimento al reale e la questione della verità storica dobbiamo porcelo, non possiamo dimenticarcelo completamente. E questo diciamo soprattutto negli anni, fine anni 80, primi anni 90, cioè nel momento, diciamo, in un momento apice dello scoppio del negazionismo. Il negazionismo è, diciamo, venuto fuori subito dopo la guerra, però appunto nel corso degli anni 80 c'è stato un grande sviluppo mediatico del negazionismo e oltretutto di negazionisti che pretendono essere degli storici e quindi pretendono di basarsi su delle verità storiche e su delle prove. E quindi in questa situazione, come sapete, la posizione di Ellen White ha provocato la reazione di alcuni grandi storici che appunto hanno rimproverato a White di ridurre in qualche modo il riferimento al reale e al passato e che hanno anche ricordato che la storia non è solo e soltanto una questione di retorica, ma la storia è anche una procedura di conoscenza specifica fondata sull'analisi delle fonti e sul confronto dei risultati. Non mi ci soffermo, vi ricordo, li ho citati in bibliografia, Arnaldo Momigliano, Pierre Vidal-Naquet, Carlo Ginzburg, appunto, hanno sicuramente preso di petto e anche con delle variazioni, direi, nel senso che sicuramente Arnaldo Momigliano è quello che lo fa in termini più amichevoli, Pierre Vidal-Naquet in termini, diciamo, severi, ma sicuramente molto anche di comprensivi. Carlo Ginzburg è sicuramente quello che ha scelto la strada più polemica. Le reazioni, appunto, io sicuramente, come ho appena detto, condivido l'idea che sia sbagliato azzerare le differenze tra storia e fiction. Tuttavia penso che dobbiamo stare attenti, cioè, al fatto che questa consapevolezza non deve farci tornare a un'idea troppo semplice di verità storica. Da questo punto di vista, e non credo che sia giusto né utile associare, come è stato fatto in alcuni casi, il pensiero di Ellen White al negazionismo, come appunto per esempio ha fatto François Bédarida nel libro che cito, in cui assimila il punto di vista dei postmoderni ai nichilisti nicciani e ai negazionisti, oppure la quarta di copertina del libro di Robert Eggleston, in cui appunto si dichiara che alcuni storici pensano che le idee postmoderne abbiano condotto alla negazione dell'Olocausto.
penso appunto veramente che dobbiamo stare molto attenti a non fare, come dicono i francesi, non amalgamare due universi di pensiero che sicuramente a un certo punto, diciamo, c'è stato appunto negli anni, all'inizio degli anni 90 c'è stata questa coincidenza tra il fenomeno postmoderno e il negazionismo che ha prodotto scintille, potremmo dire, però non credo che sia giusto assimilare i due movimenti, anzi credo che sia estremamente importante distinguere. Però appunto forse anche Ellen White si è accorto che stava scherzando col fuoco. Questo è un, anche se non l'ha mai detto, anche se non l'ha mai confessato, perché, però penso che in qualche modo dopo il convegno, il grande convegno che c'è stato nel 1990 a Los Angeles, organizzato da Alfred Lander, trovate sempre nella bibliografia l'indicazione Probing the Limits, eccetera, eccetera, e lì è stato un convegno estremamente importante, perché un convegno in cui nello stesso tempo ci si è posti il problema di questa convivenza, postmoderno e negazionismo. Ed è lì che Ginzburg appunto ha scritto il suo testo celebre. A questo convegno era presente Ellen White, e direi che dopo questo convegno Ellen White ha veramente cambiato prospettiva. Continua ogni tanto a fare qualche dichiarazione provocatoria sulla debolezza epistemologica della storia, ma in realtà insiste sempre meno sulla questione della dimensione retorica e sulla funzione ideologica della storia. E invece torna a interrogarsi sulla questione della narrazione, ma in una prospettiva che è meno formalista, potremmo dire in una prospettiva più storicista. E questo appunto lo fa già nel convegno di Los Angeles, quando Ellen White, che era presente, dice che nel corso del XX secolo l'ordine sociale ha subito una tale trasformazione radicale che non è più possibile rappresentare la realtà in maniera realistica. Per esempio appunto che lo sterminio degli ebrei è un evento, dice Ellen White, antirappresentativo, perché non può essere rappresentato con gli strumenti abituali del realismo. E questa prospettiva è approfondita in un testo, The Modernist Event, appunto che è dedicato alla coscienza storica nella società moderna e postmoderna, in cui White sostanzialmente dice che c'è stata una trasformazione radicale dell'evento provocata da due fenomeni storici. Da un lato i traumi collettivi tipici del XX secolo, cioè che il XX secolo ha prodotto degli eventi talmente tragici e dirompenti che hanno distrutto in qualche modo la nozione di soggetto razionale, responsabile, e che quindi hanno distrutto la possibilità di un racconto fondato su degli individui, diciamo, responsabili che sanno che cosa stanno facendo. E dall'altro, secondo evento maggiore, le nuove tecnologie hanno sciolto l'evento singolo in un insieme infinito di dettagli, di contesti e di significati. È il caso dell'assassinio di Fitzgerald Kennedy, di John Peter, oppure, per esempio, secondo lui, delle
rivolte di Los Angeles dei primi anni 90. Quindi c'è stato, secondo White, una dissoluzione progressiva dell'evento storico come principio costitutivo della storia. E questo, dice Eden White, ha distrutto, ha destabilizzato la distinzione tra discorso realista e fiction. Lì, a proposito di, so che alcuni di voi si occupano di storia digitale, appunto di ci sono una serie di considerazioni estremamente importanti sulle nuove forme di rappresentazione parastorica, dice Eden White, in cui appunto la storiografia e la fiction si mischiano sempre più. Vedo che il tempo passa veloce, quindi vi segnalo solo in modo telegrafico che questo pezzo di riflessione di Eden White rimanda anche all'analisi di Frederick Jameson nel suo libro Postmodernismo, che è stato uno dei primi a dire che in qualche modo il postmoderno è segnato da un indebolimento della storicità, sia in relazione alla storia, sia in relazione alla biografia. Comunque sia, quello che mi sembra estremamente importante e che spero di riuscire a comunicare è che questo terzo Eden White è molto diverso dal primo Eden White. In Meta History White propone una formulazione, diciamo, post-strutturalista che non ha nulla di storico, cioè esalta la dimensione retorica del racconto storico in assoluto. Il racconto storico ha sempre per lui una valenza retorica. Adesso invece potremmo dire che propone una formulazione storicistica, nel senso che parte dall'idea che a un certo punto c'è stata la crisi della coscienza storica, appunto, quella che possiamo chiamare postmodernità e che lui non chiama postmodernità, ma questo è un altro problema. E quindi a partire da questa convinzione, Eden White propone in qualche modo di trovare delle nuove forme di scrittura storica che siano capaci di restituire questi eventi storici che non sono più dei veri eventi storici. Allora, due elementi di quest'ultima fase che mi sembrano importanti. Innanzitutto questa riflessione quindi sul racconto sembra far emergere una sorta di moralizzazione della storia. È come se per compensare la debolezza epistemologica White fosse poi costretto in qualche modo a sottolineare le implicazioni morali che sono insite nelle nostre scelte narrative. E quindi lui lo dice in modo molto esplicito, dice c'è una buona e una cattiva teoria, e questa buona e cattiva teoria non è legato alla questione della verità, perché secondo lui tutte le teorie non possono essere sottomesse a dei criteri di falsificazione e di prova. L'unico criterio con cui noi possiamo, diciamo, valutare una teoria e la sua utilità nella promozione, qui lo cito, di finalità di natura propriamente etica, morale o politica. Quindi potremmo dirci o chiederci che forse White sta in qualche modo tornando da questo punto di vista a un'idea di una funzione appunto della storia come magistra vitae, cioè come appunto una storia capace di insegnare dei valori, anche se non crede che gli eventi passati abbiano un valore esemplare per il presente,
però pensa che lo storico debba in qualche modo incoraggiare dei comportamenti etici e morali e politici, che solo in questo modo può assumere una posizione etica nei confronti dell'avvenire. Seconda considerazione, mi sembra appunto che nella sua critica della capacità del realismo di raccontare i fenomeni drammatici o tragici del XX secolo, White torni a una visione mimetica della storia, cioè esattamente l'opposto di quello che voleva fare con Metahistory, perché in qualche modo sta cercando un linguaggio capace di aderire alla realtà dei fenomeni del XX secolo. E questa possibilità mi sembra confermata dalla lettura di un altro articolo pubblicato sempre negli anni 90, che si chiama Writing in the Middle Voice, in cui White spiega che l'evento del XX secolo, diciamo appunto, oltrepassa le opposizioni tipiche del realismo, che lui vede come azione, passione, soggettività, oggettività, storia, mito. Questi eventi non possono essere raccontati né attraverso una forma attiva né attraverso una forma passiva, tipica del romanzo dell'Ottocento, e propone di adottare quella che lui chiama la Greek Middle Voice, la forma media greca, che secondo lui è stata elaborata dai romanzieri del Novecento, in particolare da Proust, in cui il soggetto è anche l'oggetto dell'azione. Quindi appunto da questo punto di vista come vedete c'è una grande trasformazione rispetto all'Eden White di Metahistory, che in qualche modo appunto sta cercando, sembrerebbe credere in questo caso al fatto che dobbiamo elaborare delle nuove forme espressive capaci di rappresentare gli eventi. Anche in questo caso ci tengo a segnalare che White comunque sia, appunto, procede sempre opponendo grandi insiemi omogenei, prima appunto era il caso della storiografia del XIX secolo, adesso possiamo interrogarci su questa alternativa tra realismo dell'Ottocento e modernismo del Novecento, forse ci sono stati già dei romanzi dell'Ottocento capaci in qualche modo di andare al di là di questa idea di azione o passività. Penso per esempio a Dostoevskij, all'Uomo del Sottosuolo, penso alla lettera di Lord Chandos di Igor von Hofmannsthal, cioè il primo è stato scritto nel 1864, il secondo nel 1902, quindi prima degli eventi tragici del Novecento, ma in entrambi questi testi letterari il soggetto è anche l'oggetto dell'azione. Quindi appunto questo lo dico perché penso che dobbiamo leggere Eden White sempre con un occhio estremamente critico, non soltanto sulla questione, diciamo, della verità storica, ma anche sulla questione di come lui tenda ad omogeneizzare in qualche modo il panorama letterario e storiografico in insiemi che mi sembrano un po' troppo superficiali. E poi potremmo fare, e su questo concludo, forse non so se vado avanti o non vado avanti, questa me lo dici tu? Va bene, benissimo. Allora concludo su White. Credo anche che White non tiri tutte le conseguenze di questa sua idea, che mi sembra molto interessante, di coltivare appunto delle nuove forme di scrittura storica, perché se l'evento, diciamo, del XX secolo chiede di essere raccontato con un nuovo tipo di racconto,
appunto. Ma come dobbiamo raccontare, cioè lo storico dell'Ottocento, Carlotta come deve raccontare gli eventi dell'Ottocento, oppure l'evento del Medioevo, cioè, quindi il paradosso è che ci sta dicendo che c'è una forma che corrisponde all'evento, ed è un'idea che veramente mi sembra smentire completamente appunto la prima fase di Meta History. Allora, se ho ancora un momento, vado avanti, allargando un pochino quindi ad altri storici. Possiamo dire che abbiamo visto tre entrate diverse, no? Il linguaggio e la retorica, la politica e il racconto. E mi sembra che ritroviamo appunto la stessa triade anche nel dibattito storiografico in senso più stretto. E anche in questo caso, da un punto di vista cronologico, mi sembra che i tre temi, linguaggio, politica e racconto, abbiano un'intensità diversa. Durante gli anni 80 e 90, soprattutto diciamo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, la questione del linguaggio impregna la riflessione di storici molto diversi, che vanno diciamo dalla storia sociale di ispirazione marxista alla storia politica e così via. Questo porta, vorrei citare, ora veramente cito qualche esempio soltanto, poi forse magari potremo approfondire nella discussione. Forse molti di voi conoscono l'editoriale appunto celebre di History Workshop del 1980, intitolato Language and History, scritto da Michael Ignatieff, Ralph Samuel e Gareth Stedman Jones, in cui tre quindi storici importanti oppongono diciamo la visione marxista siccome ho detto che è un piacere scrivere parlare in italiano, siccome io ho il testo scritto in francese ogni tanto perdo dei pezzi, cioè lo guardo e non lo guardo, lo leggo un po' sì un po' no, cioè si oppongono diciamo a una visione marxista secondo cui la coscienza politica è espressione di una posizione sociale, quindi appunto all'idea che l'operaio, la classe operaia ha una certa posizione ideologica. Questa revisione, segnalo che non è soltanto una riflessione che riguarda la storiografia, è anche l'effetto della vittoria di Margaret Thatcher, che crea nella storiografia britannica un terremoto, perché appunto gli storici iniziano a chiedersi perché gli operai abbiano votato Margaret Thatcher, e quindi c'è un problema politico estremamente importante. E a partire da questa crisi appunto profonda, gli storici, e sto citando History Workshop, quindi una rivista estremamente vivace, di punta, sperimentale, ma legata alla tradizione inglese marxista più intelligente e più interessante, appunto si interrogano sul fatto che forse il linguaggio è un sistema autonomo che non corrisponde alla posizione sociale. E appunto diciamo, quello che mi interessa è di lavorare sulla natura ingannevole, potremmo dire, e sulla natura comunque sia attiva, non soltanto riflessiva del linguaggio. Cioè, il linguaggio non è soltanto qualcosa che riflette la realtà, ma è qualcosa che costruisce la realtà, è qualcosa di performativo.
E appunto in questa prospettiva è questi storici, in questo brevissimo editoriale ma estremamente interessante, se non l'avete letto leggetelo, sottolineano l'assenza di corrispondenza in qualche modo tra le parole e le cose. Per esempio appunto indicano che il linguaggio del socialismo precede la nascita del movimento socialista e che è fondato su un vocabolario che non ha niente a che fare con le realtà economiche. Qualche anno più tardi Stedman Jones, nel suo libro appunto intitolato e non un caso Language of Class, approfondisce questa prospettiva e dice che è nata una nuova epoca storica in cui un insieme di credenze tradizionali sulla classe operaia sono state rimesse in discussione e appunto a partire da qui proprio discute la nozione di classe sociale. Stessa, diciamo, linea di altri storici come Patrick Joyce, James Vernon e altri, e che sempre più propongono una concettualizzazione a partire dall'idea di discorso. E quindi iniziamo a vedere come poi appunto questa idea di linguaggio, perché noi parliamo di linguistica eterna, ma in realtà la dimensione del linguaggio dura pochissimo, il linguaggio diventa molto presto discorso, cioè quello è poi l'accento si sposta sul discorso. E questa attenzione sul discorso porta appunto a pensare che le classi, più che essere delle realtà economiche, sono soprattutto delle costruzioni discorsive. Quindi non si tratta di, diciamo, di negare la materialità della povertà o della ricchezza, ma di sostenere che la condizione economica può essere compresa, capita soltanto appunto attraverso il linguaggio o in realtà il discorso. E mi sembra che appunto al di là delle differenze di temi o di approcci, ma questi storici condividono due elementi fondamentali, da un lato appunto quello di pensare che il linguaggio non riflette la realtà ma è un sistema di segni performativi, e dall'altro lato, e questo mi sembra un tema estremamente interessante, l'idea che il linguaggio è multiplo, è molteplice, scusate, cioè che ogni società, che in ogni società esistono diversi linguaggi che si sovrappongono, si completano e si diciamo confliggono anche tra di loro, e quello che è il compito dello storico in qualche modo è proprio quello di ricostruire questa molteplicità linguistica. Dopo questa prima fase, mi sembra che negli anni 90 la questione politica sia diventata centrale, e quella che ci ha permesso di scoprire o riscoprire dei temi, quelli indicati da Italo Calvino, cioè il genere, oppure la questione dell'eurocentrismo, cioè in qualche modo di aprire la scrittura della storia a delle zone marginali o dimenticate, non sono necessariamente oggettivamente marginali, ma sono state messe ai margini, e quindi in qualche modo ad aprire la scrittura della storia a dei soggetti che non sono appunto l'uomo bianco o occidentale. Questa vague, diciamo, forse appunto un po' come nel caso di Ellen White, ha preso anche delle forme estreme, e nella, appunto, diciamo, a partire da Ellen White l'insistenza sulla natura ideologica della storia è stata molto molto forte, al punto che diciamo, un gruppo di storici come Keith Jenkins o Sandy Cohen in particolare descrivono il discorso storico come un discorso prodotto da un gruppo di
lavoratori salariati segnati dai loro interessi economici e dalle loro preferenze ideologiche. E quindi appunto una grande insistenza sul fatto che gli storici non sono neutri, hanno una funzione dominante nella costituzione di dispositivi politici, perché attraverso, diciamo, proprio l'insegnamento in queste aule, nelle aule universitarie, contribuiscono alla riproduzione sociale, alla sorveglianza culturale e al controllo ideologico. In questa prospettiva, e alcuni di loro, in particolare Sandy Cohen, si sono, diciamo, sono arrivati al punto in qualche modo da augurarsi la fine della storia, appunto, pensate proprio come uno strumento di controllo sociale. Cioè, in qualche modo l'idea è che la coscienza storica è l'espressione di una posizione ideologica che rende, che ha permesso di segnare la superiorità della società occidentale nei confronti delle epoche precedenti e nei confronti delle società altre contemporanee. E poi mi sembra che ci sia una terza dimensione, che è probabilmente la più interessante e insieme la più difficile, che è la ricerca di nuove forme di racconto, di nuove forme narrative. E da questo punto di vista mi sembra che possiamo citare almeno due esperienze narrative che forse meritano di essere ricordate. Una è Simon Shama, Dead Certainties, che è stato tradotto da Mandelori con un titolo diverso, credo, Le due morti del generale Wolf, e quindi diciamo un titolo sbagliato perché non dà l'idea del gioco, del titolo appunto, le certezze morte. E non so se avete letto questo libro, ma Simon Shama racconta due storie. La prima riguarda la morte di James Wolfe, comandante dell'esercito britannico che ha battuto gli inglesi in Canada, e una seconda in cui ricostruisce la morte, l'omicidio di un benefattore dell'Università di Harvard. E questo libro, che è stato appunto Frank Ankersmith, lo presenta proprio come un esempio di quella forma media di scrittura che si augura Eden White, e sicuramente è diciamo una sperimentazione, un libro in cui Shama comincia con un lungo monologo interiore in cui gli eventi storici e le questioni personali sono completamente mischiate. Quindi diciamo che alterna, mischia, neanche alterna, mischia testimonianze d'archivio e dialoghi di fiction e monologhi interiori del personaggio, quindi qualche cosa di antistorico, se volete, nel senso che forse quello che veramente distingue il lavoro dello storico, che lo limita anche nella nostra modestia, possiamo dire il fatto che noi non abbiamo accesso al monologo interiore degli altri. È un privilegio che in genere hanno soltanto gli scrittori. Noi storici non ce l'abbiamo. Non posso dire che cosa sta pensando in questo momento Carlotta. Appunto, restiamo nell'impermeabilità del pensiero degli altri. E da questo punto di vista Simon Shama invece sfida, diciamo, questo limite e vuole dire che cosa i personaggi, quali erano le loro emozioni interne. Oltre appunto
Due minuti, va bene. Allora dico soltanto che l'altro libro che da questo punto di vista è interessante e forse più interessante è quello di Robert Rosenstone, che è stato tradotto da Feltrinelli sul Giappone. E finisco allora soltanto dicendo questo. Io penso che questa ultima dimensione è quella che a me personalmente interessa di più, questa della ricerca e della riflessione su nuove, diciamo, una maggiore consapevolezza delle nostre scelte narrative. E qui penso davvero che tutta questa riflessione ci incoraggia ad andare in questo senso. Dopodiché sono molto più perplessa, e aggiungo che quello che mi sembra molto interessante è l'idea della moltiplicazione dei punti di vista. Quindi l'idea che noi, questa è una cosa su cui personalmente, peraltro ho cercato anche di esprimermi nel mio libro La piccola X, cioè l'idea che noi come storici non dobbiamo ricostruire una verità unica del passato, ma non perché non ci sia la verità storica, ma perché nel presente di allora c'erano anche diverse verità. E quindi che da questo punto di vista sia molto importante per noi ricostruire le diverse verità, che è tutt'altra cosa dalla negazione della verità. Tuttavia, appunto, detto che penso che sia estremamente importante riconoscere le affinità che esistono tra storia e letteratura, penso che dobbiamo stare molto attenti a non assimilare i due generi. E da questo punto di vista voglio terminare con una citazione di un testo di Virginia Woolf, in cui Virginia Woolf è un testo dedicato a Lito Strache, e in cui lei ricorda che lo storico come il biografo vivono in un mondo sotto controllato, in cui insomma, c'è una dimensione di controllo, è il passato che ci controlla da questo punto di vista, è il passato che pesa su di noi, è anche un controllo fatto dagli altri, nel senso che quando scriviamo dei libri di storia sappiamo che qualcun altro può controllare, deve poter controllare quello che noi scriviamo. E mentre dice il romanziere vive in un mondo libero in cui i fatti sono controllati da una sola persona, se stesso, e la verità risiede in quel caso nell'autenticità della visione dello scrittore. E da questo punto di vista Virginia Woolf dice che quando cerchiamo di mischiare queste due cose il risultato è scadente, e quello che è molto interessante è che dice che è scadente dal punto di vista estetico, cioè non soltanto dal punto di vista della verità, ma anche dal punto di vista estetico, e che appunto dice dobbiamo evitare di mischiare i due tipi di scrittura. Se si toccano, dice, questi due stili si distruggono reciprocamente e nessuno, sembra essere la conclusione, può ottenere il migliore dei due mondi. Ora, mi piace terminare appunto con queste due parole come pensiero di modestia, di limiti più che di modestia forse di quello che facciamo, anche se poi possiamo discuterne, nel senso che oggi sicuramente ci sono molti segnali invece che stanno andando in direzione opposta, e vediamo soprattutto da parte della letteratura una serie di proposte, a partire dal libro che tu stai leggendo, in cui invece ci troviamo in una situazione in cui non sono gli storici, ma in cui sono spesso i romanzieri che stanno cercando di far coincidere le due dimensioni. Quindi sicuramente stiamo vivendo una nuova fase diversa da quella di cui parlava Virginia Woolf. Grazie.
Sabina per questa riflessione su, appunto, a partire da Ellen White, su postmodernismo e storia, e su una serie di nasciti, appunto, che il postmodernismo e quella svolta, quegli anni 80, insomma 70-80, ci hanno lasciato con una serie di trasformazioni grosse, rilevanti, forse dobbiamo ancora fino in fondo fare i conti, e che ci aprono appunto oggi questo tema estremamente interessante del rapporto tra storia e letteratura, che peraltro appunto io ho fatto poi nel mio corso, alcuni miei studenti ben lo sanno. Mi piaceva soltanto ricordarvi, anche probabilmente Sabina lo sa, per dire le ambiguità, le contraddizioni, no, della realtà, mi veniva da pensare questo, che sappiamo che, come dire, questa svolta culturale, la svolta linguistica ha avuto in Italia una difficoltà proprio di dialogo con la storiografia molto forte, più forte che in Francia per motivi difficili in questo momento da sintetizzare. Eppure, se noi guardiamo Hayden White, Hayden White, Meta History, è stato subito tradotto in Italia, seppur pochissimo letto dagli storici, anzi demonizzato più che mai dagli storici, mentre in Francia non è mai stato tradotto se non un saggio, e anche abbastanza di recente. Quindi questo per dire appunto le contraddizioni anche dei mondi editoriali, no? Dei trasferimenti culturali, eccetera. Allora, io avrei forse qualche domanda, ma prima volevo sentire voi, le riflessioni sono davvero tante. Vi dico solo il libro che stavo leggendo, così evitiamo. È un libro francese, Laurent Binet, Il cervello di Himmler si chiama Heydrich. Io personalmente non so cosa pensi, ma lo sto trovando piuttosto molto interessante, ed è sull'attentato a Heydrich, pubblicato da Einaudi. Federico. Io innanzitutto grazie mille davvero, perché sì, questo è davvero oro colato per me, che ho incontrato Hayden White soprattutto nella sua prima fase. Io sono molto interessato nella terza fase, che in realtà conosco meno. Ho tante grandi cose da chiedere, perciò ne scelgo, faccio un'antologia. In primo luogo sono stato incuriosito, un po' stupito dalla sua riferimento alla necessità di ritrovare la capacità di esprimere la drammaticità del passato. L'ho trovato interessante, mi piacerebbe potesse dirsi qualcosa di più su questo, anche in virtù di quanto ha detto alla fine, cioè di questa invece convivere di diverse verità nel passato. E qui invece, dicendo drammaticità, sembra quasi che lei scelga già un troppo, scelga già un tipo di verità. Questa è una cosa difficile, immagino, da esprimere così in poco tempo. L'altra invece che scelgo è per i miei studi, come dicevo prima, di storia digitale, eccetera, tra questi tentativi di cui lei parla, non solo da parte di Hayden White ovviamente, ma questi tentativi di reinventare, ripensare le capacità espressive, narrative della storia, di certo avrà un ruolo l'ipertesto, la multimedialità, così come è, insomma, sappiamo le varie potenzialità, le cosiddette affordances, che questa affordances, cioè le potenzialità che una tecnologia offre al proprio utente e anche al proprio utente storico. E un'altra cosa che mi stupisce è il fatto che in realtà io non ho trovato nei miei studi, per quanto recenti, dei dibattiti fondamentali sulla natura dell'ipertesto e della multimedialità, per dire solo due delle più evidenti potenziali rivoluzioni narrative. Mi chiedevo se lei ne avesse invece incontrate in questa prospettiva, se tra questi tentativi ci fosse un dibattito profondo su queste tecnologie. Allora, c'è un'altra domanda, altre domande varie, le raccogliamo un po'? Sì, in realtà ho due curiosità.
curiosità riguardo appunto a Del White, che conosco relativamente poco. Se in qualche modo denuncia e sottolinea il rapporto tra letteratura e storia dal punto di vista della storia, mi chiedo se ha mai provato a fare il procedimento contrario, cioè osservare come la letteratura si avvicina al mondo della storia, perché mi pare che se da una parte si possa parlare di crisi un po' della storia, anche il romanzo non ha vissuto, soprattutto negli ultimi decenni, un periodo felice. Ci sono stati grossi tentativi da parte dei romanzieri di trovare una nuova identità contaminandosi con la storia, quindi si giunge al paradosso per cui da una parte la storia perde il proprio statuto scientifico, dall'altra parte invece abbiamo degli scrittori che per guadagnare un proprio statuto vanno a contaminarsi con la storia. E mi pare che ad esempio Cercas, per dirne una, che è un autore che appunto tende sempre più a avvicinarsi al metodo della storia, ma ce ne sono tantissimi, cioè c'è un genere storico che sia in Italia che in Europa sta aumentando in maniera esponenziale. Anche nell'ultima, diciamo, lista di candidati per la strega, la maggior parte sono romanzieri che però vestono i panni dello storico, mentre abbiamo gli storici che vogliono vestire i panni della romanziera. Penso al libro di Luzzatto, l'ultimo che è uscito, in cui c'è un tentativo e proprio cita Cercas come modello, quindi abbandona il modello storiografico per adottare il modello narrativo. L'altro aspetto che mi chiedo e se cortesemente poteva approfondirmi un po' quest'ultima appunto svolta di Adam White, il suo suggerimento di uno storico che deve essere soggetto ma al tempo stesso oggetto dell'azione. Cioè, che cosa intende per davvero quando suggerisce questo tipo di strategia? Perché mi viene a pensare che l'unico modo per fare storia sia quello di essere testimone della storia, se soggetto e oggetto si devono sovrapporre. Quindi posso fare storia solo se ho vissuto la storia o se ho magari qualche legame familiare con quel tipo di storia, o devo raccontare i miei sentimenti che provo nello scrivere la storia. Ecco, grazie. C'era prima Stefano? Sì. Non sono sicurissimo di riuscire a spiegarmi, però volevo chiedere un approfondimento sul terzo White, diciamo, e in particolare mi pare di capire che lui in questa fase finale, diciamo, porti contemporaneamente, riporti, diciamo così, un ruolo moralizzante, moralizzatore della storia, quindi la performatività della storia nei confronti poi anche di altri aspetti che vanno al di là della questione intellettuale, e al tempo stesso riporti anche la realtà. Lei mi pare aver detto la ricerca di un linguaggio capace di aderire alla realtà, e quindi di conseguenza torna anche la realtà in gioco, no? Quello che mi chiedevo è, questo terzo White considera anche la performatività dell'evento storico, nel senso, chiarisco perché un esempio pratico, visto che fra un'ora vado a vedere la presentazione dell'ultimo libro di Scurati, quindi ci sta, che ha provocato insomma molto più dentro di me molti dibattiti sul confine tra letteratura e storiografia. Per esempio, in questo caso, leggendo, la mia impressione è stata che, nonostante l'intento dichiaratamente di impegno civile antifascista di Scurati, quel libro lì rischi in un certo senso di ridare una dimensione di Mussolini eroico, diciamo così, e prometeico nella sua capacità di influenzare la storia. Quindi la mia domanda su White è: ci sono degli eventi che diciamo implicano una narrazione secondo White, secondo quest'ultimo White, o no? Cioè l'agency, diciamo così, dello storico nell'usare la propria materia con dei fini moralizzatori può piegare la storia? Cioè, si può raccontare Mussolini dal 19 al 25 come non un vincente, portando la scurata? Facciamo un primo giro e poi, perché sennò diventa troppo. Allora, Federico, drammaticità del passato, ma io penso che il problema esista, nel senso, questo è un tema un po' che ho affrontato appunto nella piccola X. Cioè, io penso che diciamo,
La storia nel corso dell'Ottocento, nel momento in cui si è sempre più staccata dalla presenza degli individui, si è sempre più pensata come un processo storico, come che si luce da Arendt, da Cosenza e così via, e in qualche modo questo ha portato a un sacrificio delle esperienze individuali e personali. E il motivo per cui ho scritto la piccola X non è per riportare, diciamo, in voga una scrittura biografica che tendenzialmente mi annoia, infatti non scrivo biografie, ma perché invece a me interessa però molto una storia popolata da esseri umani. Una storia in cui, forse per questo che ho parlato di drammatizzazione, perché non sono poco interessata alla funzione morale della storia, nel senso non credo che la storia debba dare delle lezioni di morale, però penso che la storia, per me, cioè, forse non posso dire penso che la storia, però a me interessa la storia che mostra il momento drammatico della scelta, che mostra, diciamo, da questo punto di vista il travaglio etico degli esseri umani. È quello che mi ha spinto a diventare storica. E da questo punto di vista mi interessa, quella drammaticità lì mi interessa. Però sicuramente non è una regola generale che uno impone a tutto il mondo. È quello che a me attrae nella scrittura e nella storia, ed è quello che trovo che, appunto, in qualche modo la storia nel corso dell'Ottocento, diventando disciplina universitaria, volendosi dare delle regole come storia oggettiva, ha atteso a una scrittura spersonalizzata. Spersonalizzata non nel senso che lo storico deve raccontare di se stesso, ma deve raccontare delle varie persone che si trovano a vivere quell'evento. Da questo punto di vista penso che il fenomeno postmoderno, in qualche modo, ma non i singoli autori, appunto, riporto ancora una volta Calvino, cioè che quella rivoluzione della mente di cui parla Calvino abbia riproposto sulla scena il fatto che non esiste un processo storico anonimo, ma che esistono delle tensioni tra esseri umani che vivono una realtà storica, ed è quello che trovo interessante. Sull'ipertesto e la monumentalità non so dire nulla, nel senso che spero di leggere quello che lei è. Deborah, scriverete, nel senso che sicuramente c'è qualche cosa, cioè possiamo pensare che ci sono degli scrittori che hanno in qualche modo integrato questa dimensione di più, cioè appunto Thomas Pynchon, altri che in qualche modo forse hanno riprodotto nella loro forma di scrittura la presenza dell'ipertesto e così via. Gli storici che l'abbiano fatto non ne conosco, però sicuramente non sono competente su questo. Allora, l'ultimissimo white, Andrea, l'ultimissimo white. Prima cosa, l'ultimissimo white, io ho dimenticato di dire che poi c'è un quarto white. Dopo il terzo c'è il quarto. E del quarto White che dice sostanzialmente: non mi interessa più la storica scritta dagli storici, mi interessa mi interessa la storica scritta da Thomas Pynchon, Philip Roth e così via, sono loro che mi interessano e che sono molto più capaci di restituire il passato di quanto lo siano gli storici. Quindi in realtà c'è un quarto, potremmo dire che c'è un quarto Ellen White, ma la sua, al di là di Ellen White, credo che la sua, quello che le dice è estremamente interessante,
però appunto venerdì organizziamo a Parigi una journée d'étude su questo tema che si chiama Ce que les artistes font en histoire, in cui mi sembra che stiamo vivendo una nuova fase estremamente importante. Potremmo dire che c'è stato, ora anche qui vale per generalizzazione enorme, però c'è stata una fase, romanzo storico, Walter Scott, Manzoni, eccetera, eccetera, in cui il romanzo si è molto interessato alla scrittura del passato, no? Tant'è che Balzac rivendicava di saperlo fare molto meglio degli storici. Dopodiché, dalla fine dell'Ottocento c'è stato un periodo di allontanamento della letteratura dal passato, cioè non soltanto nella forma stretta del romanzo storico, ma in generale. Oggi stiamo vivendo una fase di ritorno al passato, come lei ha sottolineato, estremamente importante, in cui vediamo delle situazioni molto diverse, cioè abbiamo dei romanzieri che in qualche modo pensano di raccontare il passato meglio degli storici, non so, è il caso di una buona parte della letteratura postcoloniale. Glissant pensa che la letteratura può raccontare il passato meglio della storia. Poi ci sono, diciamo, nel mondo occidentale delle formule in questo momento molto diverse, perché c'è chi mischia, oppure ci sono, abbiamo ora il fenomeno di scrittori che non vogliono usare la fiction. Daniel Mendelssohn negli scomparsi non è più fiction, quindi per questo dico, rispetto a quello che prima ho detto di Virginia Woolf, oggi siamo forse in un'ulteriore fase, ancora da questo punto di vista appassionante e più complicata, in cui questa situazione, perché ci troviamo non più con l'idea che il romanzo è fiction e noi siamo, ma con dei romanzieri che dicono che rifiutano la fiction. Quindi è tutta da capire e da valutare come sta andando questa cosa. Io quello che posso dire è solo che personalmente non credo che sia utile avere un atteggiamento moralistico in cui diciamo che cosa il romanziere deve o non deve fare, intanto a parte che non ci ascolta. Oltre a questo, cioè non è interessante, sicuramente c'è una grande evoluzione da questo punto di vista. Se posso dire una cosa su questo, perché anche ne abbiamo parlato un po' in classe con gli studenti, mi pare che che l'atteggiamento degli storici su questo normalmente sia nettamente diviso tra due, no? Cioè tra quelli che dicono che resistono, no? Anzi che vedono l'attacco dei romanzieri come un assalto alle frontiere, c'è un famoso saggio di Buchon, mi pare che si chiama proprio così, l'assalto alle frontiere della storia, e chi invece, tutto sommato come Sabina, anche io mi ci metto, insomma, lo vede come un fenomeno comunque interessante, che mi piace, molti dei quali amo leggere, e che va, come dire, su cui riflettere, no? Che ti può dare anche delle idee, devo dire, preziose, volendo, no? Anche sulle modalità di narrazione. Ecco, mi pare che ci siano proprio due nette posizioni in questo senso, e forse, no? Forse un maggiore dibattito anche in Italia, perché in Francia il dibattito su questo è piuttosto vivace, mentre in Italia pochissimo, mi pare. Tanto è vero che faccio molta fatica a trovare i saggi da dare in italiano ai miei studenti. Sì, no, questo è perfettamente ragione. Invece su quello che hai detto prima, penso che l'Italia sia stata più sensibile a Ellen White, eccetera, della Francia. Assolutamente. I contemporanei, tant'è che ci sono state altre traduzioni, esatto. Cioè, comunque sia, mentre Isola è stato tradotto, sì, forse di Treccio, due stato, mentre appunto in Francia c'è stato Labyrinthe, quindi una rivista di
all'epoca di giovane che ha tradotto, e poi adesso Philippe Carraro ha tradotto, però è svizzero, non è francese, perché in realtà credo che ci sia stata una forte resistenza. Posso intervenire? Che volevo fare ci sono un sacco di domande. Scusa, sì. Allora, non so, Deborah direi. No, però devo dire forse qualcosa che non ho detto. Sì, Stefano, scusate. Sì, scusa. L'ultima domanda. È difficile reagire perché non ho letto scurati. Sicuramente, mi ho sentito parlare molto, è difficile reagire, quindi non so cosa dire su questo. Su White, cioè, quella era solo l'esemplificazione, sì. Forse ho un po' esagerato, mi sono fatto prendere la mano, ma il rapporto di White, dell'ultimo White, rispetto al fatto che la stessa, cioè, se bisogna cercare un linguaggio che aderisce all'evento, anche l'evento ti, come dire, ha una performatività sua propria, cioè prende in considerazione questa cosa oppure no? Sì, nei termini in cui ho detto prima, cioè nei termini nel senso che gli eventi del XXI secolo, secondo lui, appunto, chiedono una forma di racconto che è diversa da quella del racconto realistico classico. Però mi sembra che il problema che lei pone sia estremamente più sottile e molto interessante da questo punto di vista, di natura anche molto, cioè è un po'. Che è un problema che si è posto, non so se voi più giovani avete mai visto quel film di Edgar Reitz, Heimat, non so se vi dice qualcosa, che vale la pena, ma che poneva da questo punto, se ho ben capito, più o meno la stessa questione. Possiamo raccontare la storia di un piccolo paese tedesco durante il nazismo come rappresentativo in qualche modo di quello che succede in Germania, e dove appunto, non so, tutta la questione dell'antisemitismo chiaramente si diluisce estremamente. Ora mi sembra di capire che lei stia dicendo: possiamo raccontare Mussolini soltanto attraverso un pezzetto? Questa è la domanda. Sì, direi che non so, mi sembra che va un po' al di là di Eden White questo, ecco, non è un tema che tratta, non saprei cosa dirle. Mi sembra, comunque sia, questo un tema che riguarda noi storici, è fondamentale, da qualunque, diciamo, punto di vista lo prendiamo, da questo punto di vista appunto la nostra ha una dimensione politica e ideologica, questo non ci dico. No, è che sono parecchie domande, mi sembra. Deborah, Tania, Maria Teresa, no, anche scusa Giulia. Deborah. Anzitutto molte grazie per gli spunti di riflessione. Io mi ricollego un po' a quello che rilevava Federico. Le nuove tecnologie, come sostiene Ellen White, diceva, hanno dissolto l'esempio storico, l'insieme di dettagli, di contesti, no? Ma è anche vero che la forma contestuale, proprio del web, offre l'opportunità di far dialogare singoli eventi storici, di incrociare le fonti di vario genere, di integrarli in un contesto narrativo nuovo. Aggiungo che il lettore di storia, diciamo da fruitore costantemente a rischio di serendipiti, no? Può creare da sé una propria narrazione. Quel che desta preoccupazione in me, diciamo, è proprio la questione della prova, cui si riferiva a White. Penso nello specifico alle fake news, che non è evidentemente un fenomeno nuovo dei tempi moderni, ma una storia che è più lunga. Ecco, uno dei nodi della nostra contemporaneità è proprio l'ambiguità, no? Tra il vero e il falso, e questa ambiguità dipende anche, ma non esclusivamente, dall'ipertrofia di internet e dei social media. Ecco, mi piacerebbe se potesse fornirmi qualche elemento in più proprio per inquadrare il tema delle fake news all'interno delle interpretazioni post-moderne. Giusto qualche elemento. Tania? Sì, un'telegrafica, proprio rispetto al ritorno alla realtà
della letteratura, ma mi interessava capire se i dibattiti storiografici si confrontano anche con i cosiddetti nuovi realismi filosofici, penso al manifesto del modernismo di Maurizio Ferraris, ma anche tutte le mitologie orientate all'oggetto, insomma, a questi nuovi fronti di realismo filosofico. Mi interessava capire se c'è un inizio di dialogo. Giulia. Grazie intanto per tante cose a cui ci hai fatto pensare. Nell'ultima fase delle risposte, a me una delle cose che intriga del rapporto tra fiction e storia è, diciamo, i diversi livelli della verità storica in qualche modo. Cioè il fatto che la storia è al tempo stesso la narrazione di, diciamo, eventi, ma è anche diciamo, la capacità di capire i cambiamenti, no? Allora a me sembra che in questo senso ci siano due discorsi storici che vanno in direzioni diverse, rispetto ai quali a me pare che il romanzo sia particolarmente efficace nel restituirci questi cambiamenti che avvengono nelle società e che gli storici fanno. Penso a un esempio particolare per essere più chiaro. Il romanzo Chisel Beach di McEwan, non so se ci rende, è un romanzo, diciamo, intorno alla rivoluzione sessuale degli anni 60, cioè come cambia la morale sessuale, sì, e la relazione tra gli uomini e le donne. Secondo me dice molto di più su queste trasformazioni di tanti libri di storia, nel senso che racconta proprio attraverso la vita di due persone che si incontrano, si sposano e, diciamo, si separano, la difficoltà, diciamo, quello che cambia intorno agli anni 60 nelle relazioni tra uomo e donna, diciamo, e nella mentalità. Ecco, allora a me pare che quel livello di verità, che non è un livello di verità che tu ricostruisci con i documenti, o che è un livello di verità cui la letteratura ci avvicina in modo che, a me pare che la storia ancora non sia riuscita ad avvicinarci, no? Laddove invece esistono altre questioni, appunto, più legate all'emergenziale, eccetera, rispetto al quale il dialogo tra verità e diciamo, tra letteratura e storia si situa in un altro piano. Cioè io penso anche a tutte queste narrazioni su fascismo, nazismo, eccetera, in fondo non ci dicono delle cose, non ci danno un livello di comprensione di queste realtà così profondamente diverse da quello che gli storici sono riusciti in qualche modo a dirci. Adesso io probabilmente in questo momento scusate, mi faceva riferimento, che secondo me diciamo, secondo me non riesce a dirci qualche cosa in più rispetto a quello che ci potrebbe dire la storia. Questo è quello che mi lamento, non perché penso che lo storico, il letterato non debba scrivere di storia, quanto perché se il letterato non mi aggiunge un livello diverso di comprensione di quello che è avvenuto, di quello che mi si sta ricostruendo, allora secondo me quello che arriva un po' al punto. Il punto è, diciamo, che secondo me ci sono due livelli di rapporto tra letteratura e storia. Un livello è quello attorno a come si ricostruisce la verità storica e che cos'è la verità storica che si va a ricostruire, e l'altro è rispetto alle forme della narrazione. E secondo me, cioè, a me sembra che le diverse riflessioni di White forse ci possano aiutare a concettualizzare anche queste due diverse problematiche come due problematiche, malgrado riguardino gli stessi attori letterati e storici, e non come una sola. Però mi chiedo se su queste ci sono riflessioni. Allora, fake news, posso soltanto dire che in Francia c'è stato un dibattito perché sostanzialmente, come prima ho accennato, il fatto che alcuni in qualche modo hanno preso ad amalgamare negazionismo e postmodernismo, tanto più, diciamo, è avvenuto sulla questione delle fake news dopo l'elezione di Trump. E io non sono un'esperta di fake news, però anche lì penso che veramente dobbiamo cercare di non ridurre le questioni a un unico registro, ecco, no?
non credo che possiamo discutere delle fake news come discutiamo della destabilizzazione della verità nel postumo del libro. Penso che siano due livelli un po' diversi. Segnalo su questo, c'è un articolo di Jean-Claude Monod su Esprit che affronta proprio questo problema, uscito autunno 2017, mi sembra, e proprio affronta esattamente questo problema, insomma, tra il dibattito sul postmoderno e il dibattito sulle fake news, partendo da quel testo bellissimo di Hannah Arendt su verità e politica, insomma, quindi anche su, appunto, che è un testo prezioso, perché appunto ci dice che noi abbiamo bisogno di verità, ma non soltanto come storici, perché la nostra vita quotidiana non regge senza un minimo di verità, ecco, quindi da questo punto di vista penso sia un testo, penso è l'unico testo che mi viene in mente su questo tema che vi consiglio. Mentre non so sul nuovo realismo, che era Deborah che aveva... il nuovo realismo, non so quanto la questione che ha avuto un certo impatto in Italia, quanto sia in Francia non più di tanto, sì, cioè c'è stato un momento di conflitto a proposito di Derrida, ma non esattamente su questi temi. Non so. Io in realtà non più contesto, sono anche anglofono, quindi però in effetti in Italia appunto c'è avuto una certa influenza anche in studi letterari, per questo sì, no, perché c'è anche un po' l'elemento conversione, no? Cioè come quello che era un tempo, l'allievo di Battimo, pensiero debole, e poi oggi ci torna a parlare, quindi non so, l'ho sentita più come anche, però io non l'ho seguita più di tanto, mi è sembrata anche un record, forse mi sbaglio, ma un po' anche una dimensione un pochino di battaglie interne, o no? Non ho seguito abbastanza per poterne. Con Giulia sì, sono d'accordo con te. Da questo punto di vista penso anche che il problema che forse dobbiamo capire meglio in questo ritorno della letteratura alla storia è anche ci sono diversi modi in cui la letteratura usa la storia, cioè la storia è una fonte, è un decoro, oppure un quadro, un contesto, cioè credo veramente che lì abbiamo ancora una riflessione molto, diciamo, che dobbiamo approfondire da questo punto di vista, l'uso che la letteratura, cioè come la letteratura sta tornando a occuparsi del passato. Sicuramente sono d'accordo appunto con quello che aveva detto prima Andrea, è evidente che c'è un'invasione di massa, cioè stanno arrivando in modo molto, molto importante, e peraltro quello che è interessante anche è come tutto il dibattito storia-memoria è stato completamente, diciamo, rimpiazzato dal dibattito storia e letteratura, e come tutti gli storici che, con cui io non concordo, hanno, diciamo, giocato con questa contrapposizione storia-memoria contro la memoria, continuando a dire che gli storici, ai testimoni di stare lontano in qualche modo, un atteggiamento che io personalmente non condivido, come poi questa questione sia ritornata, in cui in qualche modo abbiamo lasciato che la letteratura si appropriasse della memoria, cioè perché oggi politicamente è come se la letteratura fosse diventata quella che esprime la memoria contro una storia fredda,
una storia che in alcuni casi è accusata appunto di essere in qualche modo la storia dei vincitori, quindi in una situazione di grande scompenso, e penso che lì c'è stato forse anche poco ascolto da parte degli storici su una domanda che c'era nella società e che forse non siamo stati capaci di ascoltare abbastanza. Posso dire, Giulia, scusa, tanto solo una cosa minima, è anche una questione di, proprio di valore artistico, secondo me. Ecco, cioè, quando leggi, che cosa ti dice in più un romanzo? Non ho ancora, ho iniziato a leggere Scurati, mentre leggevo questo di Binet, che secondo me è molto più bello, scritto meglio, ed essendo scritto meglio ha capacità di evocazione e di dirti qualche cosa in più, secondo me, che probabilmente, non so perché non l'ho letto, Scurati non ha. Cioè è difficile dire che quando hai letto Le Benevole, tanto avevi già letto Hilberg e Browning e quindi potevi fare una meno di Le Benevole. Sono d'accordo con te, però allo stesso tempo, scusate se rispondo, cioè io veramente, siccome non c'è tanto valore alla fine uno deve spiegare perché Scurati vende quello che vende e Gentile vende molto di meno, perché francamente diciamo questo è un fenomeno mediatico. Però scusami Giulia, secondo me fai due esempi che sono difficili da... Sì, no, adesso perché voglio dire, tu sei storica del fascismo, quindi è chiaro che hai anche un rapporto che forse... E non è la stessa cosa con gli anni 60. Sono d'accordo, però cioè, hai una conoscenza che prova il tuo assetato. Sicuro però che Scurati prende quasi letteralmente pagine scritte da storici. Cioè, questa è una cosa secondo me molto molto interessante. Cioè che alla fine lui non racconta, se non in specifici punti, cose diverse da quello che quei modi hanno scritto gli storici. No, volevo, scusate, mi aggiungo non per chiedere a Sabino una cosa perché mi interessa molto questo. Io Scurati l'ho letto abbastanza attentamente e sono d'accordo con Giulia, io non sono segno storia ma non sono uno storico del fascismo. Allora, secondo me quel sul è vero, non aggiunge niente, e probabilmente hai ragione tu rispetto a quel libro che è scritto meno bene. Qual è il passaggio che non credo sia solo furbo di Scurati, è che lui ha dato una forma come di una sceneggiatura in quel dramma. Lui ha fatto proprio un lavoro. E cosa è venuto fuori? Che se tu fai una sceneggiatura senza fare una sceneggiatura di dialoghi, ma sostanzialmente è una sceneggiatura di quegli anni e non fa, questo volevo rispondere a lei, per fortuna resta un testo antifascista, perché cioè non fa un favore a Mussolini. Mussolini e i suoi accoliti vengono fuori giustamente. Era. Però diciamo il valore aggiunto, che essendo completamente d'accordo con Giulia su questo, il valore aggiunto è questa forma neanche più letteraria, ma è come una sceneggiatura nascosta in clandestinità. Esatto, una sceneggiatura in clandestinità dove lui astutamente e forse anche onestamente, dove ogni persona di dentro che ritorna, poi scompare in un capitolo e ritorna nell'altro capitolo, ha una sua biografia istantanea. In questo senso, da questo punto di vista, è uno sceneggiatore astuto e questo spiega il suo successo. Esatto, però rispetto anche prima che se ne vada Andrea. Non posso ripetere. Per quanto poi riguarda un discorso generale, secondo me, che non ha a che fare con Scurati, io però adesso non abbiamo più tempo. Io pongo questo problema. Qual è, al di là del valore estetico, del sincretismo e cose, c'è un principio di responsabilità. La responsabilità dello storico è diversa dalla responsabilità quello che diceva prima Virginia Woolf. E questo è ancora molto attuale, ancora che cambiato di regista, come dice Sabina. Nel momento in cui Luzzatto, che è uno storico, fa quel testo
con ambizioni letterarie che è Partigia, no? No, adesso non apriamo. No. Ma è totalmente irresponsabile da un punto di vista dello storico. Chiudo. Però no, scusate, perché volevo intervenire su Scurati, di cui appunto ho letto i primi due capitoletti, quindi non posso. Però, come dire, il problema che poneva Andrea era anche la ricezione, no? Cioè il fatto che poteva, pur avendo una prospettiva chiaramente antifascista, potesse fare una sorta di eroizzazione di Mussolini. Ma questo, secondo me, questo non funziona, intanto perché non puoi misurare, la ricezione è sempre diversa, la ricezione crea un nuovo libro, ma tu non puoi misurare quello, cioè non credo che sia... Ma poi non lo fa, secondo me, dai primi due capitoli non mi pare per niente, quindi non è quella l'obiezione, non mi pare sia quella l'obiezione, però c'è anche un fa, quindi per me l'obiezione sta forse in una... livello abbastanza modesto di scrittura, non parlare. Però allo stesso tempo è una sceneggiatura avvincente che fa sì che persone che non leggerebbero un libro di storia però vengono a contatto con dei documenti, perché no? Cioè, non capito? Perché no? No? Non sono su questo, però secondo me è un giochino che potremmo fare anche noi, diciamo, non so come questo sì. Come storici, perché alla fine non c'è, cioè la distanza non è così grande, cioè la distanza è su un altro terreno, su cui possiamo parlare in un altro terreno adesso. Bene, se non ci sono altre domande... Ah no, scusa Giovanni, là in fondo, scusami. Io volevo chiedere se non mi sembra che forse si chiedano troppe cose alle storiche, agli storici, insomma a questi studiosi, nel senso che anche quello che ha detto poco fa, in realtà se penso alla questione dello storico testimone dell'aula di giustizia, che anche Rousseau e Bartolomeo Bush su questo l'hanno pensato diversamente, cioè di solito agli studiosi di storia si chiede, come dire, di dare un'ultima parola, no? Le cose sono andate così, sono tutti momenti di crisi, perché anche guardando le date delle pubblicazioni in riferimento a History Workshop, cioè la crisi degli anni 70, dell'Inghilterra, la decolonizzazione, la crisi economica, eccetera. Quindi, ok per moltiplicare i punti di vista e di osservazione su un fenomeno, però non è che poi si chieda troppo ai singoli studiosi, alle singole studiose di storia, in questo senso. Visto anche, aggiungo, un paio di mesi fa ho fatto con Marco Olivier questa cosa, come dire, la storia secondo Macron, no? E quindi dover sempre tirare fuori la parte nascosta della Luna a un'opinione pubblica che in realtà spesso poi non ne vuole sapere questa parte nascosta della narrazione di qualunque evento, insomma. Sì, è vero, chiediamo troppo, però cioè, il problema è che la storia è un po', come dice Krakauer, la storia è legata alla vita e da questo punto di vista è la vita che ci chiede troppo, credo. Come facciamo? È tutta, in qualche modo, è questo legame con la vita e questa incertezza, voglio dire, non è una disciplina che possiamo ritagliare in questo modo. Da questo punto di vista è la sua bellezza e anche la sua ragione. Chiediamo troppo. Continuiamo a chiedere. Bene, grazie davvero moltissimo. Questa è la mia